Fa tappa a Napoli alla mostra d'Oltremare il tour nazionale dell'innovazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle città italiane che ospitano le case delle tecnologie emergenti. La 2 giorni in programma fino a domani, venerdì 28 giugno, è un'occasione per presentare le attività del progetto Infiniti Mondi del Comune di Napoli e prevede momenti di approfondimento sull'impatto delle tecnologie all'ambito delle industrie creative e culturali. Questa manifestazione è importante perché dimostra e deve dimostrare come la tecnologia non è un qualcosa di distante e astruso, ma può essere applicata e servire in una serie di compiti di ogni tipo che vanno dall'educazione alle applicazioni industriali. Di nuovo ci troviamo all'utilizzazione dell'ingegno, l'intelletto e la creatività in ambiente tecnologico moderno. I partecipanti potranno prendere parte a sessioni sull'ecosistema territoriale a supporto delle imprese, sull'industria del gaming e dell'audiovisivo e sul rapporto tra innovazioni tecnologiche, creatività e industria dell'intrattenimento. Un nuovo ruolo alle città di essere anche dei protagonisti, dei soggetti attivi nell'innovazione tecnologica, di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambito delle proprie comunità, garantendo crescita economica ma anche ricaduta sociale. Napoli è una grande città della creatività, il nostro obiettivo, la nostra visione è di trasformarla in una grande città dell'industria creativa, quindi trasformare la creatività in impresa, in posti di lavoro, in valore, in futuro per i nostri giovani, e in questi 2 giorni si utilizzano 2 tecnologie abilitanti molto importanti, il metaverso e l'intelligenza artificiale insieme al gaming, un approccio fortemente innovativo a quelle che sono le nostre sfide della contemporaneità. Dopo la prima giornata al Palacongressi, con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, del viceministro alle imprese e al Made in Italy Valentino Valentini e dell'assessore regionale alla ricerca, innovazione e start-up Valeria Fascione, gli appuntamenti proseguono domani, venerdì 28, al padiglione 10 della mostra d'Oltremare. L'obiettivo, diciamo, di questo progetto è portare e costituire, diciamo, all'interno dell'Albergo dei Poveri una serie di laboratori e delle aule di formazione a supporto dell'imprenditoria e della cittadinanza per costruire, diciamo, quelle competenze che oggi mancano sull'industria creativa e culturale. Un volano importante per l'occupazione, quindi approfittiamo di questa importante opportunità per creare sinergie con quelle che sono anche tante nostre iniziative, penso a Vulcanicamente, quindi opportunità che daremo anche alle start-up della nostra città, e quindi ci auguriamo che possano essere sempre di più le sinergie per creare opportunità per i nostri giovani.